Luca Menesini, primo giorno da presidente della provincia di Lucca. Il sindaco di Capannori, espressione del centro-sinistra, ha ricevuto la fascia dalla presidente uscente Maura Cavallaro. Alunni disabili senza insegnanti di sostegno, con l'inizio dell'anno scolastico ritornano le problematiche ancora insolute riguardo la posizione del personale docente. L'ultimo saluto a Don Bruno, grande folla in cattedrale per i funerali del vescovo emerito Bruno Tommasi, scomparso la scorsa settimana a 85 anni. Maxi sequestro di bici rubate, i carabinieri di Viareggio hanno scoperto due depositi dove erano occultate una ventina di biciclette rubate. Lo sport, il calcio, il prezzo della promozione. Dopo 4 giornate Viareggio di Viborgo hanno raccolto troppo poco rispetto a quanto mostrato in campo. L'atletica Chibor, re della Tre Pontili, l'alfiere delle Alpi Apuane, vince la mezza maratona della Versilia. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG. Noi dunque in primo piano le elezioni per nominare il nuovo presidente della provincia di Lucca e il consiglio provinciale, elezioni nuove, non sono andati alle urne i cittadini bensì i grandi elettori, ovvero i sindaci e consiglieri comunali del territorio. La vittoria, lo abbiamo già anticipato ieri sera, al sindaco di Capannori Luca Menesini, e allora ve lo presento subito perché questa sera ha raccolto il nostro invito ed è qua nei nostri studi. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, ma come la devo chiamare? Sindaco o presidente? Sindaco, perché è in virtù di questo che si fa il presidente della provincia, quindi io resto sindaco di Capannori, poi sono anche nella provincia dei sindaci presidente di provincia. Prima di approfondire vari temi direi di guardare il servizio che abbiamo preparato, che ha preparato per noi Egidio Conca. Questa mattina ha fatto una conferenza stampa e dunque abbiamo anche ricapitolato i risultati. Vediamo il servizio. È stata la presidente uscente Maura Cavallaro a consegnare a Luca Menesini la fascia blu e il campanello di presidente del Consiglio. Il sindaco di Capannori domenica ha vinto come previsto le elezioni per la guida di Palazzo Ducale post riforma del Rio, la provincia dei sindaci, come ha sottolineato lo stesso Menesini. Il candidato del centro-sinistra ha prevalso ampiamente su rivale Michele Giannini del centro-destra. In 233 tra sindaci e consiglieri hanno votato per lui, contro i 133 che hanno preferito il sindaco di Fabbriche. Con l'indice ponderato, che moltiplica le preferenze per i cittadini rappresentati, premiando quindi i comuni più popolosi, il vantaggio del vincitore è più evidente: 51.000 voti per Menesini, 28.000 per Giannini. Menesini ha ringraziato l'amministrazione uscente, evidenziando che lo stato di salute delle casse provinciali è buono ed ha confermato le priorità da affrontare nella primissima fase del suo mandato. Quelle della programmazione del bilancio per il prossimo anno, il 2016, della ridefinizione del personale, dopo aver sistemato quello con la regione, rimane in ballo il passaggio dei dipendenti ai comuni. E quella del riassetto delle competenze, che però scatterà solo tra 3 mesi. Fino ad allora Menesini piloterà una provincia con tutte le competenze pre-riforma, con importanti investimenti da avviare, in particolare sulle scuole. Assolutamente, fino al 31 dicembre la provincia continua ad essere quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi, con tutte le funzioni, e poi dopo ci saranno le nuove funzioni previste dalla legge del Rio. Sul tema delle scuole secondarie ci sono più di 10 milioni da investire. Questa è una priorità per far sì che partano i lavori in tante scuole superiori del nostro territorio, che hanno bisogno di manutenzione, che hanno bisogno di riqualificazione. Il nuovo presidente sarà affiancato da un consiglio provinciale ridotto a 12 componenti, eletti anch'essi nella consultazione di domenica. Ecco chi sono i consiglieri: 8 quelli del Partito Democratico, 3 sono sindaci, Umberto Buratti di Forte dei Marmi, Alberto Baccini di Porcari e Mario Puppa di Careggine. Poi ci sono i consiglieri, i lucchesi Renato Bonturi ed Enzo Giuntoli, Grazia Sinagra di Viareggio, Adolfo del Soldato di Massarosa e Nicola Boggi di Fabbriche di Vergemoli. A sorpresa è rimasto fuori dal consiglio il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto. 3 i rappresentanti del centrodestra, il sindaco di Altopascio Maurizio Marchetti ed i consiglieri Riccardo Giannoni di Lucca e Mimma Briganti di Pietrasanta. Infine c'è anche un consigliere di sinistra, Andrea Favilla di Camaiore, figlio dell'ex assessore provinciale Emiliano Favilla.
Il presidente Menesini ha annunciato che saranno nominati un vicepresidente ed alcuni consiglieri con deleghe speciali come la viabilità e la scuola. Sindaco, allora abbiamo visto i risultati, anche i numeri, soddisfatto del voto? Molto soddisfatto, i numeri sono stati veramente interessanti. Prima di tutto il numero della partecipazione al voto, l'84% è un dato che è tra i più alti tra le province toscane, quindi significativo, e significativo quanto questo voto sia stato sentito dai consiglieri comunali e dai sindaci. Quindi questo è il primo dato, secondo me positivo. Il secondo è quello del risultato personale e della lista, un risultato del 64-65%, quindi molto alto, e accanto a questo un risultato della lista che elegge 8 consiglieri su 12, quindi molto soddisfatto. Anche il centrodestra però si è detto soddisfatto, addirittura il sindaco di Monte Carlo Fantozzi ha detto che voi del centrosinistra vi aspettavate una vittoria più netta, è vero? Ma io credo quando si fanno le elezioni c'è chi vince e c'è chi perde. Allora qua c'è un presidente, c'è una lista che ha eletto 8 consiglieri su 12, mi sembra molto evidente, quindi poi mi sembra che sia soddisfatto del premio di consolazione, ecco. Ovviamente no, poi lo commentiamo con il sorriso, no? Ci mancherebbe assolutamente, altro. Sportivamente, però. Ecco, appunto. Senta, secondo lei ha anche un significato dal punto di vista politico? Nel senso, non sono stati i cittadini a votare, ma i sindaci e i consiglieri del territorio. Però possiamo vedere anche un riflesso politico, un po' di quelle che sono le sensazioni dei cittadini, secondo lei? Ma questa è per certi aspetti una situazione che rispetta le situazioni dei consigli comunali, la situazione della Lucchesia in generale. È la prima volta che si sperimenta questo tipo di voto a Lucca, perché avevamo appunto ancora il presidente Stefano Baccelli eletto a suffragio universale, mentre in altre province già da un anno si ha la cosiddetta provincia dei sindaci. Non da tutte le parti sono andate le cose lisce o come potevano essere prevedibili, quindi il risultato lucchese da questo punto di vista secondo me è ancora più significativo. Abbiamo sentito un po' delle sue priorità, fra quelle indicate alla vigilia c'è quella del personale, ci sono anche dei rapporti un pochino tesi con il sindacato, non con lei direttamente perché è stato nominato adesso, è sicuramente un problema da risolvere? È una questione da affrontare, il personale va rassicurato e va motivato, e su questo sarà uno dei primi impegni che mi prendo come presidente e poi anche insieme al Consiglio Provinciale, insieme a tutta la struttura. Ci sono già, mi sembra, delle situazioni abbastanza chiare di trasferimento alla Regione, altre di trasferimento ai comuni, ad altri enti. Ci vuole la collaborazione di tutti, perché ci sono comuni che stanno cercando personale, non possono assumerlo, devono prenderlo dalla provincia, e bisogna che il personale della provincia chiaramente sia disposto a venire. Quindi se c'è collaborazione io credo che si possano risolvere le questioni più grosse, ma fino ad arrivare alle questioni veramente individuali. Anche per lei è stata una giornata lunga, quindi fra poco la libero, però se grazie. Mi concede la tengo qua ancora 2 minuti, perché questa mattina è stato ospite a Buongiorno con noi, la nostra rassegna stampa delle 8.30, Mario Lazzeri, vicepresidente di Lega Ambiente. Si è parlato anche degli assi viari, allora ne approfitto per farle poi una domanda. Il problema del traffico sulla circonvallazione di Lucca è evidente. Per questo non ha senso opporsi in modo pregiudiziale alla realizzazione degli assi viari sulla piana. Un parere tra i tanti che girano sulla realizzazione della nuova tangenziale lucchese. Solo che a esprimerlo non è stato un esponente di Assindustria, bensì Mario Lazzeri, vicepresidente di Lega Ambiente Lucca, nel corso della trasmissione Buongiorno con noi. Per la verità Lazzeri ha detto anche che si potrebbe fare a meno dell'asse sud-est e che quello nord-sud andrebbe reso meno impattante. Detto questo però l'esponente ambientalista ha sorprendentemente affermato che non si può dire di no a priori al progetto solo per questioni di campanile. Guardi, io non sono un ambientalista e non sono contrarissimo al cemento, io vorrei vedere il verde dappertutto e sono anche contrario alle cose impattanti, però alle cose necessarie, io vorrei, come cittadino, vorrei che si provvedesse, no? Quando una situazione è carente, come nel caso di Lucca. Io ripeto, invito chiunque non conosca la realtà lucchese a farsi un giro per Lucca. Io l'ho detto al mio
direttore regionale, dico: vieni a Lucca, fatti un po' di giri lì e vedi un po' che realtà c'è. Quindi dico, questi argomenti, nel momento in cui vengono decisi, vanno approfonditi, vanno valutati, no? in maniera, diciamo, razionale e tranquilla, senza farsi prendere dall'appartenenza e dall'interesse dell'appartenenza. Lazzeri ha aggiunto che non solo gli amministratori, ma anche gli ambientalisti di Capannori tendono a difendere le ragioni del loro territorio senza affrontare il problema nella sua globalità. A Buongiorno con noi, Lazzeri ha presentato la giornata Puliamo il Mondo, in programma a Lucca venerdì 25 settembre, con ritrovo alla terrazza Petroni alle 9 di mattina. Obiettivo: ripulire il parco fluviale. Grandissima l'adesione delle scuole, ma parteciperanno anche i profughi ospitati sul territorio lucchese. Che ne pensa, Sindaco, adesso che è anche Presidente della Provincia? Sicuramente quello della viabilità è un tema importante. È un tema importantissimo quello della viabilità, e io mi piace più dire della mobilità in generale. Le posizioni che ha espresso il Vicepresidente Lega Ambiente mi sembrano posizioni di buon senso. Le cose vanno viste non da un punto di vista ideologico, ma da un punto di vista concreto. E anche la posizione che io ho ottenuto poco meno di un anno fa era una posizione che diceva: dobbiamo rivedere il progetto, perché ci sono delle cose che sono troppo impattanti. Il tema del liberare i centri abitati e ridare vivibilità ai nostri centri abitati è un tema importantissimo, ma accanto a questo c'è anche cosa intendiamo fare per diminuire i mezzi sulle strade. Allora c'è il tema della mobilità leggera, della mobilità ciclabile, c'è il tema del trasporto pubblico locale e c'è il tema delle merci su rotaia o anche, perché no, su mezzi, camion, tir, ma che abbiano un minore impatto da un punto di vista ambientale. Regioni europee all'avanguardia hanno tir elettrici o piuttosto che a metano, e quindi questo vuol dire migliorare la qualità dell'aria, visto che l'aria che respiriamo in Lucchesia qualche problema ce l'ha. Quindi l'approccio non deve essere ideologico, deve essere concreto, e lo dobbiamo vedere anche in un'ottica di sistema, non solo da un punto di vista di viabilità in senso stretto. Ultimissima cosa, e magari qualche cittadino già gliel'ha chiesto: avrà tempo per Capannori? Perché insomma, due ruoli, sindaco di Capannori e presidente della provincia, non è male come impegno. Avrò tempo per Capannori, stamani mattina ero in comune, poi sono venuto in provincia, quindi continuo a fare il sindaco di Capannori. Voglio da questo punto di vista rassicurare i cittadini che un anno fa mi hanno eletto con uno splendido risultato, quindi mantengo l'impegno che mi sono presa. Sindaco, Presidente, allora buona serata, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Buona serata a tutti, grazie. Grazie per la sua presenza. Lasciamo il Sindaco Luca Menesini, continuiamo con il telegiornale, parliamo di un problema che purtroppo si ripete ogni anno, ovvero la mancanza di insegnanti di sostegno per gli alunni disabili in provincia di Lucca. Ce ne parla Luigi Casentini. Con l'inizio dell'anno scolastico tornano a galla problematiche ancora insolute riguardo la posizione del personale docente. In particolare è di questi giorni, ma già all'attenzione del provveditore Buonriposi e del ministro Giannini, la situazione di una parte degli insegnanti di sostegno. Sono 10 nella nostra provincia gli insegnanti che, seppure specializzati per questa mansione, non hanno ancora ricevuto l'incarico a causa della riforma dell'università del ministro Gelmini, che li ha di fatto relegati nella seconda fascia per le graduatorie e che quindi devono attendere il termine delle graduatorie ad esaurimento, alle quali avrebbero dovuto avere il diritto di accedere per essere nominati. Una vicenda che ogni anno si ripete con grandi disagi per quelle famiglie che, avendo figli disabili e che necessitano di queste figure didattiche, si vedono costrette a volte a non mandare bambini a scuola. Che ci sono nelle graduatorie di seconda fascia insegnanti specializzati, e su questi bisognerà che appunto anche il Ministero faccia una riflessione, perché questi sono insegnanti che vanno assolutamente presi in considerazione e possibilmente inseriti nelle nostre scuole. Per discutere di questa situazione è stato fissato un incontro con gli insegnanti e le famiglie dei ragazzi disabili in Piazza delle Erbe a Castelnuovo mercoledì prossimo alle 21, mentre giovedì a Lucca, in occasione della conferenza zonale per l'istruzione della Piana di Lucca, ci saranno una serie di incontri con dirigenti, docenti, personale dell'ASL e genitori. Quest'ultimo si svolgerà alla Pia Casa alle ore 18:15.
È stato posticipato al 26 ottobre il processo d'appello per Stefanie Colonna, l'infermiera condannata ad un anno di reclusione con pena sospesa per il coinvolgimento nella morte di Daniele Franceschi, il 33enne viareggino morto nel carcere di Grasse nell'agosto del 2010. Gli oltre 200 lavoratori del Festival Pucciniano non hanno ancora ricevuto lo stipendio di agosto. La denuncia arriva dalla CGIL. Il sindacato spiega che la fondazione si sarebbe giustificata attribuendo la colpa al ritardo del pagamento del contributo ministeriale FUS. A stagione appena chiusa, con le liquidità di cassa disponibili, si può fare affidamento solo sui fondi ministeriali, si chiede la CGIL, che ha programmato un'assemblea per questa settimana. E adesso parliamo dei funerali di Monsignor Bruno Tommasi che si sono svolti oggi in cattedrale a Lucca. Grande folla in cattedrale per l'ultimo saluto a Monsignor Bruno Tommasi, arcivescovo emerito di Lucca, scomparso la scorsa settimana all'età di 85 anni. Alle esequie, trasmesse in diretta da Noi TV e presiedute dall'arcivescovo Castellani, hanno partecipato tutti i vescovi della Toscana e tutti i sacerdoti della diocesi lucchese. Presenti in prima fila i familiari e le autorità, ma in San Martino c'erano anche tanti semplici fedeli che hanno conosciuto Tommasi. Un affetto sincero e familiare quello nei suoi confronti. Lo testimonia il fatto che in molti hanno continuato a chiamarlo semplicemente Don Bruno anche dopo la sua nomina alla guida della chiesa di Massa prima e di Lucca poi. Il forte legame con i fedeli era nato soprattutto nella parrocchia di Sant'Anna, dove Don Bruno era stato priore dal 1974 al 1983 ed è proseguito negli anni fino al 2005, quando Tommasi si ritirò dopo l'arrivo da Faenza di Monsignor Castellani. È stato un uomo di profonda fede e di intensa carità e umanità, ha detto l'arcivescovo Castellani, che ha anche annunciato che Don Bruno riposerà in Duomo, come da sua volontà. Il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, sarà ospite della trasmissione diretta Sindaco su Noi TV questo mercoledì alle ore 21. Potrete inviare le vostre domande in diretta attraverso gli SMS. A Pietrasanta è stata revocata l'ordinanza di non potabilità dell'acqua nelle scuole infanzia capoluogo e infanzia e primaria della Quadrellara, scattata lo scorso 14 agosto per la presenza di valori non conformi di taglio, ferro e manganese. Resta ancora il divieto invece nella scuola dell'infanzia di Strettoia. Adesso a Viareggio per parlare di un maxi sequestro di biciclette rubate. Ce ne parla Federico Conti. Un piccolo tesoretto di circa 20 biciclette rubate è stato smantellato e posto sotto sequestro dai carabinieri di Viareggio. I militari del nucleo operativo radiomobile hanno individuato in città due depositi, uno in centro, zona mercato, l'altro in periferia, dove venivano nascoste decine di bici verosimilmente rubate. Due casi scollegati tra loro e uniti solo dal mercato nero delle due ruote. Il primo ha portato a denunciare in stato di libertà per ricettazione un 45enne italiano pregiudicato, che non è riuscito a spiegare ai carabinieri, a fronte di una perquisizione a domicilio, la presenza in casa di 12 biciclette. I militari hanno rinvenuto anche 12 attrezzi da lavoro, trapani, smerigliatrici, un demolitore, cartucce da caccia e canne da pesca. Il secondo caso ha portato a denunciare un rumeno di 48 anni con precedenti alle spalle. Deve rispondere di 8 bici, 2 telai in alluminio e vari smartphone di lusso. Il valore dei mezzi ritrovati supera in tutto i 10.000 euro. Tra questi ci sono anche pezzi sportivi molto costosi. L'operazione rientra in una lunga indagine condotta dai carabinieri per contrastare il fenomeno diffusissimo dei furti di bici a Viareggio e dintorni. Molte delle vittime e dei ladri delle due ruote si sono già rivolte alla caserma di Via Bertini con la speranza di riconoscere la propria bici tra quelle sequestrate. Un poliziotto penitenziario è stato preso a calci e pugni da un detenuto straniero questa mattina alle 9.30 nel carcere di Lucca, lo riferisce il SAP. Un'aggressione annunciata, dice il sindacato, perché lo stesso detenuto, molto violento, aveva già tentato di aggredire lo stesso collega che ha ferito oggi nel giugno dello scorso anno. E rimaniamo a Lucca per parlare però dei lavori terminati al Teatro del Giglio.
Sarà un happening teatrale a ingresso libero, in programma in questo martedì alle ore 18, a inaugurare la stagione del rinnovato Teatro del Giglio. Si sono conclusi da pochi giorni i lavori di restauro e adeguamento della storica struttura lucchese inseriti all'interno del Pius. Il progetto che ha portato al restyling del teatro è il naturale proseguimento dei lavori già eseguiti all'edificio per un costo di 700.000 euro e che avevano interessato il consolidamento del soffitto della platea, i servizi igienici e l'impiantistica. Al pomeriggio sono invitati tutti i lucchesi per inaugurare i lavori conclusi e la stagione teatrale. Un vero e proprio happening teatrale e musicale dove saranno svelati i temi artistici del prossimo cartellone. Sì, domani un'apertura alla città, diciamo ad ingresso libero, un mezzo pomeriggio molto veloce per illustrare nuovamente la stagione di prosa e lirica, che la campagna abbonamenti e biglietti è in corso, ma insomma la vogliamo promuovere nuovamente ed illustrare importanti lavori che sono stati fatti. Ti ricordo l'aria condizionata su tutto l'impianto del teatro, la ristrutturazione di tutti i bagni e i servizi e naturalmente la nuova biglietteria. Tra gli ospiti Elisabetta Salvatori e il duo Baldo, oltre alla partecipazione di uno dei protagonisti della stagione di prosa, Massimo Venturiello. Ottimo risultato per Ginevra Bertolani, la giovane di Castelnuovo Garfagnana che ha partecipato a Jesolo alla finale nazionale di Miss Italia. Ginevra ha conquistato due fasce nazionali, quella di Miss Sorrisi e Canzoni e quella di Miss Simpatia. Il successo è andato ad Alice Sabatini di Montalto di Castro. A Bagni di Lucca per parlare di una grande festa che si è tenuta ieri dedicata ai bambini. Sono state le note della Fantomatic Orchestra, diretta da Stefano Scalzi, ad animare la quarta edizione de Il vero paese dei balocchi a Bagni di Lucca. Due giorni dedicati alla magia, ma soprattutto ai bambini. La cittadina termale si è colorata e arricchita di iniziative, molte delle quali mirate a valorizzare la tradizione e gli antichi mestieri, ma soprattutto spettacoli dove la fantasia e l'abilità hanno catturato i moltissimi bambini, arrivati per assistere ai giochi e alle magie degli artisti chiamati in raccolta dal direttore artistico della manifestazione. Sono andato a cercare, diciamo, i musicisti migliori che riescono veramente a dar piacere al pubblico, tra i Fantomatic, tra i Golden Brass, abbiamo avuto Maghi, il Club Magico Italiano, tutto quello per far cercare di spargere piacere. E è andata bene, è andata molto bene. Crediamo molto nel gioco di squadra, coinvolgimento della Proloco, la direzione artistica di Satiam Hernandez e le scuole. Tutti insieme stiamo veramente lottando e impegnandoci per rivalorizzare Bagni Lucca e lo stiamo facendo. È tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi ci ritroviamo per la pagina sportiva fra poco.